E andiamo! Mangia baguette, mangia baguette! A casa, a casa, a casa! Mamma mia ragazzi, che partita questa sera! Mamma mia, che Italia ragazzi! Mamma mia, che Italia! Però, be potessero, avessimo giocato così all'europeo ragazzi, avessimo giocato così all'europeo! Però non ci pensiamo, il passato è passato, adesso bisogna guardare a quello che sarà il futuro. E se queste sono le basi, se questo è l'inizio, ragazzi, siamo sulla buona strada. Adesso però ci arriviamo, ragazzi, sull'analisi della partita e su tutto. Ovviamente però, ragazzi, io prima vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di attivare la campanellina, ma soprattutto, ragazzi, lasciate un bel like al video per farmi sentire tutto il vostro supporto guardando questi video anche dall'inizio alla fine. Diciamo, ragazzi, che la partita non si era messa per niente bene. Io diciamo che Di Lorenzo l'ho insultato per buona parte della partita. Penso che anche in primis i napoletani l'abbiano insultato, ragazzi. Tutto il bene del mondo, Dilo, Dilorè. Ti devi un po' svegliare, eh? Cioè, raga, prendere un gol al primo minuto, anzi, primo minuto sarebbe 16 secondi dall'inizio. Praticamente cambiasso da una palla per Di Lorenzo che la fa sfilare indietro. Viene bruciato in velocità da Barcolà, che si presenta a tu per tu con Donnarumma e lo buca. 1-0, ragazzi, dopo 16 secondi in casa loro, allo stadio dei Principi, là, allo stadio dei Principi, non è per nulla facile, ragazzi. Ma devo dire che, raga, abbiamo completamente dominato. Dominato. Non hanno fatto nulla. A parte il gol regalato da parte nostra, noi facciamo i regali, siamo Babbo Natale. E poi un tiro deviato di Ricci. Praticamente Barcolà fa questo tiro, viene leggermente deviato da Ricci, esce fuori, diciamo, vicino dal palo. Per il resto, ragazzi, non hanno fatto niente, non hanno fatto nulla, li abbiamo dominati. Noi la pareggiamo con Federico Di Marco, ragazzi, su assist di tacco di Tonali, raga. Mamma mia, Tonali, che partita. Ma non è l'unico, adesso ci arriviamo. Tonali fa un assist al bacio. Ripetiamo, ragazzi, che Tonali quanto è stato fermo, tipo 10 mesi per illeciti sportivi. Ha fatto solo poche partite di preparazione col Newcastle. Raga, ha fatto una partita dal primo all'ultimo minuto clamorosa, clamorosa. Fatto sta che in qualche modo la riusciamo a mettere in piedi, la pareggiamo, andiamo negli spogliatoi, quindi a fine primo tempo sul risultato di 1-1. Abbiamo giocato letteralmente meglio, abbiamo preso anche una traversa con Frattesi, prima del gol di Di Marco. Poi per fortuna Di Marco fa un gol clamoroso, ripeto, Tonali di tacco, Di Marco al volo sul secondo di collo, raga, bellissimo, Maignan che si tuffa, ma non può nulla, tiro fatto troppo bene. Poi entriamo in campo, ragazzi, anche noi 100.000 volte meglio. 100.000 volte meglio. Ripartenza nostra, palla di Raspadori per Retegui. Retegui di prima, ragazzi, la mette sul secondo palo. Frattesi in scivolata, la tira sul secondo palo. Maignan che anche qui si tuffa, ma non può nulla. L'unica cosa, ragazzi, da interista che incrocia dita. Frattesi è uscito per un infortunio. Spero non sia nulla di grave. Spero che magari si sia fatto male nel modo di scivolare, che non sia nulla di grave. Per favore, Davidino. Fatto sta che la ribaltiamo, ci portiamo avanti sul 2-1 e poi ragazzi la chiude al 74esimo, Giacomino Raspadori su assist di Udoge, Raspadori che mette fuori tempo, mi penso sia Saliba, si allunga questo pallone, lo supera e lo aggira in velocità, poi sul secondo palo, buca Maignan, raga. Ripeto, abbiamo giocato, raga, cioè 100.000 volte meglio rispetto a loro dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda la formazione, ragazzi, chi ha giocato meglio, raga, cioè non mi sento di dire chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio. Ripeto, l'unico, ragazzi, Di Lorenzo, che per me resterà comunque il peggiore. Raga, hai fatto un brutto errore. E non è la prima volta perché ha sbagliato tantissimi passaggi nel primo tempo. Raga, secondo me si stava cagando sotto Di Lorenzo. Nei primi 20 minuti così abbiamo sbagliato tanto in fase di possesso. Nei primi 20-30 minuti anche Dimash ha sbagliato qualcosina. Ripeto, da uno come Dimash, con il sinistro come Dimash, non mi aspetto certi errori. Però ripeto, raga, Donnarumma, clamoroso, raga, ripeto, sì, gli sono arrivate poche palle, però quei pochi palloni in uscita, in tuffo, ha sempre fatto tutto alla perfezione. Calafiori, ragazzi, che esce per infortunio, speriamo nulla di grave, praticamente si fa male perché Bastoni va in scivolata su Dembélé. Dembélé nel modo di cadere gli prende il polpaccio, non capisco se è stato il colpo con Dembélé o è stato proprio lui nel movimento a essersi fatto male, ma Calafiori, ragazzi, è troppo importante per questa Italia. Cioè, uno come Bastoni, ragazzi. Bastoni no, fa il classico gioco in sovrapposizione. Calafiori però, ragazzi, è quel difensore centrale che ti fa, ragazzi, il giro palla dalla difesa. Spesso addirittura se ne va in avanti, ragazzi, centralmente le praterie.
clamorosa, ragazzi. Calafiori sta facendo veramente un miglioramento incredibile. Speriamo che l'Arsenal possa giocare tantissimo. Bastoni, anche lui, ragazzi, partita incredibile in fase difensiva e in fase di possesso, bravissimo. Dimash, raga, fa i gol e poi mette altri palloni, ragazzi, clamorosi. Per me, allora, se devo dire i tre migliori, raga, è difficile. Però non voglio basarmi tanto sui gol. Non voglio tanto basarmi sui gol, ma per quello che ho visto in campo. Per rendimento, se devo dire i tre migliori, dico Cambiaso. Raga, Cambiaso, partita clamorosa questa sera. Ha fatto una partita clamorosa. Ha fatto due giri palla. Cioè, praticamente, ragazzi, ha fatto due cambi campo clamorosi che ci hanno portato ai gol, poi. Clamoroso, clamoroso Cambiasso. Finalmente abbiamo capito che dobbiamo girare palla da sinistra a destra e fare sti cambi campo. Veramente pare che ci voleva, non lo so, una laurea per capirlo. Cambiasso clamoroso. Tonali, ragazzi, che ripeto, dopo essere stato 10 mesi fermo, non mi aspettavo facesse un partitone del genere. Ricci, raga, cioè Ricci ha fatto un partitone clamoroso. Addirittura sul 2-1, palla dentro l'area di rigore. Addirittura faceva le finte, si gira, si controlla i giri invece che buttarla. Quasi vede la personalità, quasi vedono gli attributi. E poi, ragazzi, io dico Cambiaso, Ricci e Tonali, perché non mi aspettavo che nessuno dei tre facesse una partita così. Clamoroso. Cambiaso, ragazzi, perché è da poco che comunque è in nazionale e non è che abbia fatto mai queste partite clamorose. Forse, ripeto, sta cominciando a carburare con la Juve e quindi di conseguenza sta facendo bene anche adesso anche in nazionale. Ricci, ragazzi, sinceramente, non mi aspettavo che partendo titolare facesse un partitone così. E Tonali, ragazzi, ripeto, stando 10 mesi fermo, clamoroso. Stessa cosa, ragazzi, Retegui, nonostante non abbia segnato, partitone anche lui, ragazzi, quanti palloni ha tenuto. Stessa cosa Ken, che è poi è entrato. Parliamo anche dei cambi, ragazzi, perché poi praticamente entra Raspadori al 45esimo per Pellegrini, che secondo me, insieme a Di Lorenzi, i peggiori. Non mi è piaciuto Pellegrini. Raspadori che fa il gol, ragazzi, bravissimo. Tra l'altro Raspadori era quello che aveva fatto più gol, cioè praticamente tra gli 11 titolari più quelli che sono entrati, era quello che ha praticamente maggior gol, che ha fatto maggior gol in nazionale, quindi grande Giacomino. Poi ragazzi Udogie, anche lui bene, all'inizio un po' timido, è entrato un po' timido, poi ragazzi ha fatto molto bene, ha fatto anche l'assist per Raspadori. Buongiorno, anche lui solido in difesa, ha fatto due tre chiusure importantissime. Poi ragazzi, Brescianini, anche lui è entrato abbastanza deciso, e Ken, ragazzi, clamoroso. Gli ultimi è entrato all'81esimo, ha tenuto tantissimi palloni, soprattutto vicino alla bandierina, clamorosi. Ma ripeto, quello che mi ha stupito tanto è stato l'atteggiamento, la non paura dell'avversario, ragazzi, perché quando abbiamo giocato con tutte le squadre, soprattutto con le top, sempre paura di giocare. Come se gli altri hanno i fenomeni e come se noi abbiamo gli scarpari, ragazzi. Noi in Italia i giocatori forti li abbiamo, bisogna solamente farli giocare. Gente come Brescianini, gente come Ricci, gente come Calafiori, ragazzi. Calafiori, nel senso, ormai Calafiori non può non giocare. Però fino a 2 anni fa, Calafiori, voi dicevate Calafiori, dicevamo chi? Quindi, raga, nel senso, dare spazio, far giocare. Ripeto, Ricci clamoroso, raga. Ma se io penso già a un centrocampo con Frattesi, Barella, Tonali, mamma mia, che centrocampo, ragazzi. Che centrocampo, e non dico altro. Godo perché, ragazzi, dopo tantissimi anni, addirittura forse più di 10 anni che non vinciamo con la Francia, torniamo a vincere in casa loro. Andate a lavarvi il bip nel bidet se l'avete a casa. Ragazzuoli, fatemi sapere poi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della prestazione dei nostri azzurri questa sera. Io sono super soddisfatto. Come ho già detto all'inizio video, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, che manca sempre meno ai 3.000 iscritti. Attivate la campanellina. Noi ci vediamo con un prossimo video, sempre Forza Italia.